Una bellissima email da un telespettatore che segue spesso Cara Francesca. Lui ha fatto cose incredibili in giro per il mondo, tutte all'insegna dell'arte e della cultura. In collegamento telefonico da New York, Stati Uniti, Dionisio Cimarelli. Posso chiamarti maestro Dionisio? Sì, certo. Ciao Francesca. Maestro Cimarelli, allora, per me è bellissimo vedere proprio la varietà del pubblico di Rai Italia. Tu fai un lavoro meraviglioso, ti do del tu, anche se userò il titolo maestro che meriti veramente per tutto quello che hai fatto e adesso lo racconteremo insieme. Vorrei fare un salto indietro e chiederti di seguirmi un po' nei tempi. Dove sei nato e dove inizia questa tua passione per l'arte? Beh, io sono nato a Jesi, sono marchigiano e la mia passione è nata, ma non saprei dove, cioè sono stato sempre, diciamo, un ragazzo molto vivace e i miei genitori si sono accorti che nel momento in cui entravo in un museo mi tranquillizzavo. E questo colpiva un po' tutti, diciamo. Dove nasce la tua formazione artistica? La mia formazione artistica, io ho iniziato a studiare all'Istituto d'Arte di Ancona e poi mi sono trasferito in Toscana nell'83 all'Accademia di Belle Arti. Senti, quanto ha contribuito al tuo successo e adesso le opere lo racconteranno con immagini, non solo la formazione in Italia, ma anche l'essere italiano, quindi la tua italianità, secondo te? Quanto ha contribuito? Ma sicuramente molto, chiaramente perché in Italia si cresce in mezzo all'arte, si cresce in mezzo alla storia, si cresce in mezzo alla cultura, anche se magari a volte neanche ce ne rendiamo conto. Però questo è molto importante perché fa parte di te stesso, fa parte del tuo DNA. E nel momento in cui poi viaggi all'estero te ne rendi ancora più conto e questo chiaramente fa parte di noi stessi. Stiamo vedendo foto bellissime, Dionisio, stiamo vedendo foto bellissime. Io cercherò di non interromperti anche se darò i tempi, ma ci tengo a dire una cosa. Adesso faremo velocemente un giro del mondo, però attualmente tu ti trovi a New York e hai ricevuto... la green card che si dà a talenti straordinari, quindi premi Oscar, campioni olimpionici, vincitori di medaglie d'oro. Questo è molto prestigioso, per te immagino sia un grande traguardo. Com'è andata? Beh, certo, per me questo qui, diciamo, è un bel riconoscimento da parte degli Stati Uniti, un paese così importante. E io ho fatto domanda immediatamente appena sono arrivato, io ero stato invitato in California 2 anni fa e ho fatto questa domanda e dopo 3 settimane mi hanno accettato. Ti è stata accordata, questa è la bellezza dell'America, sì. Un paese che io amo proprio per questo sistema meritocratico e tu ne sei proprio un esempio. Allora facciamo un passo indietro velocemente, che anno era quando tu decidi dalle Marche di prendere un treno famosissimo, la Transiberiana, e raggiungere Pechino? Che anno era? Beh, meglio, per essere più precisi, diciamo, io ero già in Toscana, mi ero trasferito in Toscana e studiavo all'Accademia di Belle Arti. Dopo 3 anni dell'Accademia di Belle Arti, insomma, ebbi un attimo di crisi e mollai la mia scuola e a 20 anni andai con il treno in Cina, quando ancora la Cina non se ne parlava nemmeno. Che anno era? Che anno era? 1986. Quindi hai attraversato Unione Sovietica, Mongolia, immagino un'emozione in treno, un viaggio lungo. Incredibile, un viaggio straordinario, io da 20 anni, giovanissimo, ragazzino, e con il mio obiettivo, scattando fotografie, in pratica feci dalle Marche fino a Hong Kong, tutto via treno.
Allora, la Cina dove sei rimasto per un po', dove poi sei ritornato per 9 anni, Cina che ha dato un'impostazione ai tuoi lavori, adesso vedremo anche delle porcellane, Cina sulla quale hai scritto anche una tesi di laurea, ma è la porcellana che ha scelto te o tu la porcellana, maestro Dionisio Cimarelli? Beh, un po' tutte e due, perché chiaramente io quando ero in Cina cercavo un materiale innovativo, cercavo qualcosa che rappresentasse anche la cultura cinese, perciò quando si pensa alla Cina si pensa subito alla porcellana, che in inglese si chiama anche China, e volevo cambiare materiale, come ho spesso fatto, e perciò mi sono trasferito nella capitale della porcellana in Cina, che è una città nel centro della Cina che si chiama Jindejian. Ho aperto lì un mio studio e ho fatto questa serie di porcellane unendo, diciamo, la mia formazione italiana con quella con elementi cinesi. Dionisio, stiamo vedendo una foto bellissima. Tu sei arrampicato con un piede che ti reggi come se stessi scalando una montagna. C'è questo blocco di marmo e tu hai scalpello, martello, non so i termini tecnici di voi scultori, e stai dando vita a un qualcosa di bellissimo. Che cos'è? Sì, questa è la scultura, il monumento che ho realizzato per il padiglione italiano alla Expo di Shanghai nel 2010, è il Matteo Ricci, un grande personaggio marchigiano anche lui, che in Cina, diciamo, è molto 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 importante. Vediamo l'opera finita anche. E dove questo blocco? Un blocco di marmo italiano, spero? No, questa è la formatura in gesso che io stavo liberando in quel momento dalla forma, dalla parte, diciamo, dal negativo, e stavo tirando fuori, diciamo, la scultura positiva in gesso. Bellissimo, bellissimo. Io logicamente non sono esperta, ma questa è l'opera finita che parla da sola. Tutti queste scritte sopra hanno un significato, immagino tu conosca il cinese, ecco. Ma sì, questo, diciamo, è anche non ha un significato vero e proprio, è, diciamo, un gioco di parole tra una traduzione del mio nome e creando come un logo. Un logo. Velocemente, non posso non accennare a un qualcosa di incredibile. Tu hai 25 anni e vieni chiamato dalla, immagino, commissione artistica, adesso correggimi se uso termini inappropriati, del Museo di Parigi Louvre, per fare un qualcosa di molto importante, devo dire anche di molto impegnativo a livello di responsabilità. Cosa? Sì, certo, questa fu, diciamo, per me una possibilità straordinaria, perché io avevo appena terminato la mia Accademia di Belle Arti e ebbi questa opportunità straordinaria di restaurare l'edificio del Louvre nella corte Napoleone, dove in pratica è situata la famosa piramide in vetro. E io avevo appena 25 anni e ricostruivo le sculture mancanti, cioè quelle che in pratica si erano rovinate dal tempo. Si rinserivano dei blocchi completamente nuovi e io riscolpivo la scultura nuova attraverso documenti che facevano parte dell'archivio del Louvre. Quindi, una grande responsabilità, ma una grande anche immagino straordinaria. Questi tuoi viaggi in giro per il mondo sono quindi anche dettati da situazioni che nascono, come ad esempio una chiamata da parte del grande maestro direttore d'orchestra Claudio Abbado, che ti invita, sì, a Berlino per esporre una tua personale. Quindi come capitano questi contatti? Sono curiosa. Ma sono, diciamo, a volte, diciamo, anche casualità. Sei lì, ti trovi, diciamo, insieme alla persona al momento giusto, e Abbado aveva visto un mio catalogo ed era rimasto incuriosito dalle mie opere. Me lo presentarono, conoscevo delle persone all'interno della Berlina Filarmonica, e lui appena vide, diciamo, appena mi incontrò e vide anche il resto delle altre opere, dice: ma perché non facciamo una personale qui del maestro Cimarelli? Io ho detto: beh, questo sarebbe il mio sogno. E in quel modo, insomma, partì, e lui era, diciamo, mi confidò anche che lui era un grande appassionato della scultura, e perciò ebbi questa opportunità straordinaria di esporre tutte le mie opere con anche 30 disegni all'interno della filarmonica, all'entrata. Beh, questi sono i nostri talenti straordinari italiani. Quando io dico talento, io veramente includo tutto in questa parola, perché non bisogna necessariamente essere artisti, ma noi italiani abbiamo proprio il talento nel nostro DNA. Tu adesso sei a New York da quanto tempo? Io sono a New York qui da 5 mesi. Prima da poco. Ho vissuto un anno e mezzo. Sì, pochissimo, sono appena arrivato. Ed insegni in una prestigiosa istituzione dell'arte, come si chiama?
Sì, questa si chiama la The Art Student League of New York, che si trova a Manhattan, sì, sulla 57esima strada. È, diciamo, una scuola storica dove hanno studiato personaggi straordinari che fanno parte della storia dell'arte americana. Fammi qualche esempio, qualche nome. Per esempio il famoso Noguchi, che lui qui ha, c'è un museo qui a Queens, in Astoria, vicino a dove abito. E per esempio Ai Weiwei, che molto se ne parla in questo momento, lui di Pechino, grande scultore, lui ha studiato anche qui nella scuola dove io insegno, e poi ce ne sarebbe, diciamo, una fila enorme, lunghissima, e io ho avuto questa opportunità di trasferirmi qui e avere questo invito da questa importante scuola, e l'ho colto al volo e sono molto contento. Lo meriti. Incredibile. Lo meriti. Vorrei poi farti fare un saluto, una riflessione. Prima però ti ringrazio, perché mi piace anche il fatto che i nostri intervistati, ospiti, che poi sono telespettatori di Rai Italia, attraverso cellulari o magari strumenti telematici usati nel quotidiano, realizzino dei piccoli video, proprio come ha fatto il maestro Dionisio Cimarelli qualche giorno fa a New York. Quindi vediamo l'ingresso dell'università dove insegni. Resta in linea, perché poi ti lascio i saluti. Ciao Francesca, sono qui all'entrata della mia scuola dove insegno, la The Art Student League di New York City. Ci troviamo a Manhattan, siamo sulla 57th Street. Qui dietro c'è il Central Park. Siamo a pochi minuti dalla Fifth Avenue e qui ora da un mese hanno esposto due mie opere qui in vetrina, come vedi. La mia scuola qui ora stanno facendo dei lavori e qua di fronte, basta attraversare la strada, troviamo la Carnegie Hall, famosa sala da concerti. Saluti da New York City, ciao, a presto. Ma grazie, l'hai fatto da solo questo video? Beh, sì, direi proprio di sì. Bravissimo. Allora, hai anche studenti italiani nelle tue classi? No, in questo momento no, ho studenti da tutto il mondo, non italiani. Allora, noi siamo in chiusura. Io ringrazio il maestro Dionisio Cimarelli e ti lascio proprio la parola. Sei ascoltato in tutto il mondo e, visto che non capita per me tutti i giorni, e ne sono molto orgogliosa di avere tra i telespettatori affezionati a Rai Italia e soprattutto a cara Francesca, chi come te è maestro in arte, quindi un saluto o una tua riflessione, quello che vuoi. Beh, Francesca, innanzitutto grazie a te per questo nostro incontro e per cercare anche di poter di avere la possibilità di raccontare brevemente la mia storia. E io dico sempre ai giovani: cercate di viaggiare, di fare esperienze, e che poi, se uno ha un talento, secondo me viene sempre riconosciuto. Perciò bisogna sempre provare, sperimentare e mai, diciamo, in qualche modo pensare che non ci sia, diciamo, nulla da fare. Perciò provare, io dico sempre ai miei studenti: provate, andate fuori, fate sperimentate. Bellissimo, un messaggio di grande positività. Io ti ringrazio, non mancherà occasione di incontrarci, lo faremo sicuramente. Grazie tantissimo, hai portato veramente una bella energia qui a cara Francesca e ci hai anche arricchito con queste tue opere arte vera, di cui andiamo orgogliosi. Ciao Dionisio, arrivederci. Grazie, maestro Cimarelli. Grazie tante, saluti noi, a tutti voi. Grazie, siamo in chiusura, sono già passati anche i titoli di coda, quindi a me non resta che dirvi grazie, lasciarvi in compagnia dei programmi di Rai Italia e darvi appuntamento alla prossima. Ciao.